Bivouac sera butte notturne. Pare tavoli che si trovano immersi da bottiglie di birra al mattino. Il salotto urbano in via Flavio Stilicone. Realizzato con pedonalizzazione di una delle strade di Don Bosco. Offre una visione che è tutt'altro che dentro linea con l'attesa riqualificazione. Dal soggiorno urbano alla terra di nessuno era soggiorno urbano. Ora non è diventato la terra nessun uomo. Un luogo in cui le regole, anche specificate nei segni pubblicati dall'amministrazione, nessuno li rispetta, ha commentato l'avvocato Tiziana. Residenti e tra i promotori di comitato rivolto a Tbring la decorazione nuovo in Stilicone. Nel corso di questa estate le cose sono un po' migliorate dopo un episodio che ha portato alla lesione di una persona. Quindi i carabinieri, per alcune settimane, hanno assunto la piazza più frequentemente. Dopodiché la precedente si inevitabilità condizione restituita. I tavoli da donna usavano dove gli anziani, durante il giorno, giocano carte, si trasformano insieme a quelli del ping pong negli spazi in cui i giovani si trovano. Spesso fino tarda notte. Siamo stati stupiti e dispiaciuti nel trovare che quest'area anon è stato inserito tra quelli che, a causa dell'ordine antimalamovida, prevedono il divieto vendite alcol dopo le 2200 sarebbe stato un eccellente deterrente sottolineato. L'avvocato con altri residenti ha recentemente lanciato una raccolta firme da chiedere rispetto alle regole della coesistenza civile. In quell'isola pedonale, una condizione che si preoccupa, venerdì 22 settembre insieme ai consiglieri municipali Umberto Matronola e Cristina De Simone abbiamo incontrato i residenti esasperati una situazione di bivacco. Spazi per la droga, banda bambini, cuciture notturne che non rende più vivibili il quartiere. Abbiamo già registrato una domanda in una domanda in Capitol. Ma nei prossimi giorni cercheremo di protocollo di altri atti per sottolineare le preoccupazioni. Preoccupanti in cui i cittadini sono costretti a vivere, ha detto il consigliere della Campitolina Maria Cristina Masi. Il soggiorno urbano è stato il oggetto una mozione nel municipio e una recente commissione di controllo e garanzia che, presieduta dal consigliere Matronola, ha cercato far luce sui controlli effettivi messi in atto per limitare malamovida via Stilicone. È diventata davvero una terra di nessuno e cercare di limitare i problemi che avevamo proposto. Con un movimento, per spostare i tavoli da ping pong da lì, mettendoli in piazza dei consoli. Questi arredi, la cui installazione era nelle intenzioni una cosa positiva, in una zona franca come quella è diventata deleteria. La mozione, votata all'unanimità, non ha portato al loro trasferimento. Una pedonalizzazione troppo vicina agli edifici, sfortunatamente. Coloro che hanno progettato la pedonalizzazione non hanno tenuto sufficientemente considerato la vicinanza degli edifici, che sono anche molto alti e popolosi lì. I rumori che producono i visitatori di un'isola pedonale.